Quindi il Next Generation EU, PNRR, chiamatelo come volete, non sono dei soldi gratis che l'Italia riceverà in un modo o nell'altro. Sono dei soldi che l'Italia si dovrà guadagnare. Io mi sono preso la mia Weissbier, rigorosamente fatta in casa, alla vostra. Visto che all'inizio c'era qualcuno che era giustamente un po' confuso riguardo i nomi, cosa funziona, cos'è, come non è, eccetera, eccetera, andiamo un po' a fare un quadro generale. Il Next Generation EU è un fondo costituito dall'Unione Europea per finanziare determinati progetti. La più grande novità all'interno del Next Generation EU è il fatto che questo fondo si finanzierà tramite risorse proprie della Commissione europea. Nel senso che la Commissione europea va sui mercati finanziari, prende in prestito quei soldi che poi li redistribuirà alle nazioni tramite de determinati criteri. La vera, prima e propria emissione di obbligazioni europee è stata con lo SURE, ne abbiamo anche parlato su Instagram, e questo è il secondo tentativo da parte della Commissione europea di finanziarsi in maniera autonoma, e che è, diciamo, una delle principali differenze col bilancio europeo, che in realtà non è finanziato con soldi propri della Commissione europea. Il Next Generation EU è stato, dopo varie vicissitudini che ho raccontato in precedenti video, è stato raggiunto formalmente nel mese di dicembre, il momento in cui sia il Consiglio europeo che il Parlamento europeo hanno firmato per l'approvazione di questo nuovo piano economico. Perché c'è la confusione tra Recovery Fund, Next Generation EU, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Allora, per quanto riguarda il Recovery Fund, quando si è iniziato a parlare di Eurobond, intervento dell'Europa, non intervento dell'Europa, paesi frugali, eccetera, eccetera, si era parlato per l'appunto di un recovery fund, quindi uno strumento che potesse aiutare le nazioni europee a riprendersi dalla crisi. Era stato chiamato così, a livello giornalistico più che altro, non c'era stata nessuna istituzione né europea né italiana che ha parlato ufficialmente di recovery fund come un vero e proprio strumento su cui ci si stava lavorando. Quindi da lì è un gergo giornalistico che è sopravvissuto. Alcuni richiamano Recovery Fund, alcuni, visto che molti facevano confusione con la U, non sapevano come leggerla in inglese e quindi l'hanno convertito in Recovery Plan, eccetera, eccetera. Poi in realtà, se non sbaglio, verso luglio la Commissione europea ufficializza la nascita di queste politiche economiche per superare la crisi economica. E in quel momento, in realtà, la Commissione europea chiama tutta una serie di progetti, e qui poi ci arriveremo, Next Generation EU, per indicare non solo mettere una pezza alle economie colpite dalla crisi economica, ma anche introdurre anche dei concetti di rilancio dell'economia e di creazione di una nuova era economica dalle ceneri della pandemia, sostanzialmente. E come vi dicevo su Instagram, le pagine, soprattutto quelle della Commissione europea o del Consiglio europeo, sono ben fatte. Vi consiglio ogni tanto di andare a consultarle, anche quelle sul MES. Il MES ha un sito internet ed è ben fatto anche quello. Se avete qualche dubbio, andate direttamente alla fonte primaria, cercate di consultare la fonte primaria se possibile. Qui, ad esempio, fanno un paragone tra il QFP, che sarebbe il bilancio europeo, e il Next Generation EU. Entriamo nel dettaglio e vediamo come all'interno del Next Generation EU fanno parte il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è la parte più grossa del Next Generation EU. Per questo molto spesso si usa il Next Generation EU, e lo faccio anch'io per non creare ulteriore confusione. Lo si paragona al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché su 750 miliardi, 672 sono per l'appunto riguardanti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi non è correttissimo parlare di Next Generation EU come i 200 miliardi che in realtà fanno parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non è correttissimo, però può essere una,
un'approssimazione che non comporta particolari problemi, soprattutto dal punto di vista divulgativo, almeno secondo me. Del Next Generation EU fanno parte il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza, che andremo a vedere, che è il piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui fanno 672 miliardi su 750. Poi ci sono il React-EU, Horizon Europa, sviluppo rurale, fondi InvestEU, Rescue, eccetera, eccetera. Ogni programma economico ha un determinato obiettivo che l'Unione Europea cerca di combattere. E di nuovo, ripeto, sono fatti molto bene perché sono sia esplicativi, ma anche in certo senso riassuntivi. Come si finanzierà il Next Generation EU? Perché, come vi ho detto, la Commissione Europea va a chiedere i soldi ai mercati finanziari, però poi un giorno questi soldi li dobbiamo ridare. E qui spiegano quali sono gli intenti più che altro, ancora non è stato definito con precisione come verranno restituiti. Gli intenti sono quelli di fare una carbon tax, una tassazione digitale a livello europeo, imposta sulle transazioni finanziarie, però come vedete la Commissione deve ancora presentare le proposte, quindi è tutto molto in itinere sostanzialmente. Ora siamo a questa pagina. Queste sono domande e risposte riguardo proprio il funzionamento del piano nazionale, vedi, Recovery and Resilience Facility in realtà si chiama, che poi hanno tradotto in appunto piano nazionale. Perché siamo qui? Perché dobbiamo capire un attimo come funziona. Le condizioni per accedere a questo fondo non sono assolutamente banali e sono molto, 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 molto più stringenti rispetto al MES sanitario. Questo è bene specificarlo e ci tengo molto perché poi ad aprile ci può essere una possibilità che il nostro piano possa essere bocciato dall'Unione Europea. La gran parte della nazione sono sicuro già che si lamenterà che l'Unione Europea è contro di noi. In realtà le cose, come vedremo, stanno in una maniera abbastanza precisa, adesso è bene andare a vedere come sta messo. La scadenza per presentare questo piano è il 30 aprile 2021. Quindi ci chiedono come saranno allocati. In realtà una parte, cioè il 30% di ogni stato, deve essere ancora deciso quanto è in realtà la somma. Come ho già spiegato in delle storie in cui parlavo del Next Generation EU su Instagram. Perché appunto il 30% dei fondi che verranno stanziati dipenderà da quanto il PIL di ogni paese sarà diminuito tra il 2020 e il 2021. Anche lì c'è tanta confusione, c'è chi scrive 196, c'è chi scrive 202, adesso è salita addirittura a 230 perché hanno incluso un altro piano europeo all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza. Un gran casino, e giustamente poi le persone si scocciano e dicono: vaffanculo, io sta cosa non la seguo perché non si capisce una sega. E lo capisco purtroppo. Come leggiamo anche qui, i finanziamenti verranno erogati fino al 2026, e come vi dicevo, nel 2022 verrà stabilito con esattezza quel 30% quanto sarà effettivamente. Quando verranno presentati? I piani preliminari possono essere presentati dal 15 ottobre 2020 e la scadenza ultima è il 30 aprile 2021, però in questo tempo c'è stata una continua interlocuzione tra la Commissione Europea e ogni singolo Stato per cercare di costruire al meglio questo piano. Tra l'altro, la Commissione Europea, e qui iniziamo ad entrare per quanto riguarda le condizionalità, ha già dato delle linee guida non solo generali che valgono per tutte le nazioni europee, ma anche specifiche per ogni nazione europea in base ai problemi economici e sociali che ha ogni nazione. All'Italia è stato fatto, è stato dato un sono stati de dati dei consigli per quanto riguarda i problemi dell'Italia, in base anche a delle analisi fatte non solo nel 2020 ma anche nel 2019. Prendere atto di specifiche raccomandazioni per ogni nazione, lo vediamo qui. È stato dato anche determinate percentuali che devono rispettare gli stati per quanto riguarda l'economia verde e l'innovazione. Il 20%, se non sbaglio, deve essere almeno imputato all'innovazione, ricerca e sviluppo, mentre il 37%, se non sbaglio, per quanto riguarda l'economia verde. Quindi vedete che pian piano i paletti si incasellano. E anche de deve contribuire al rafforzamento della crescita del paese, alla creazione di posti di lavoro e all'inclusione sociale e alla resilienza. Come vi dicevo,
La Commissione europea ha parte attiva in questo processo di creazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, perché come c'è scritto anche qui, ha mandato delle linee guida e dei template in modo da preparare questi piani in modo coerente. Investimenti che hanno a che fare con capitale umano, naturale e il capitale fisico. I progressi per raggiungere le riforme verranno valutati tramite dei target e delle milestone, quindi tramite degli obiettivi intermedi fondamentalmente. Gli obiettivi devono essere chiari, realistici, ben definiti, verificabili e direttamente determinati o influenzati dalle scelte politiche che verranno implementate all'interno dell'economia. Quindi vedete di nuovo quanti paletti ci sono. Una volta completati questi obiettivi, lo Stato membro presenterà la richiesta alla Commissione europea di sborsare i soldi per appunto continuare i lavori. Quindi tu devi raggiungere un obiettivo e poi la Commissione europea ti darà i soldi. Questo è un fattore estremamente importante. La Commissione preparerà un assessment e chiederà l'opinione al Comitato economico e finanziario se effettivamente gli obiettivi sono stati raggiunti. In alcune circostanze qui sta parlando che ci può essere il caso in cui possa dare giudizio negativo riguardo i progressi all'interno di questi lavori. Se questo avviene, il Consiglio europeo può decidere di interrompere il finanziamento dei progetti. Questa è una cosa estremamente importante, di cui prima si capisce l'importanza e meglio è. Non so se i politici lo hanno fatto, spero di sì, ma è estremamente importante questa cosa qui. Infatti, come scrive anche qui, se lo Stato membro non ha raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi e i target, la Commissione europea potrà sospendere tutto o in parte i finanziamenti verso lo Stato membro. Quindi il Next Generation EU, PNRR, chiamatelo come volete, non sono dei soldi gratis che l'Italia riceverà in un modo o nell'altro. Sono dei soldi che l'Italia si dovrà guadagnare. E per guadagnarseli, questi soldi, dovrà presentare dei piani credibili, fattibili, in linea con le richieste dell'Europa e dovrà anche raggiungerli poi alla fine, no? E anche e soprattutto, l'abbiamo visto prima, specifici. Quindi non è io voglio agevolare le donne costruendo asili nido, ma è: io voglio costruire 1000 asili nido che avranno questo impatto, lo farò in 5 anni e mi porrò degli obiettivi intermedi. Sono due approcci completamente diversi, uno raffazzonato e uno da paese serio. Dalla seconda metà del 2021 inizieranno a partire i finanziamenti, si potrà chiedere un'anticipazione pari al 10%, ovviamente se la Commissione europea e il Consiglio europeo approveranno questa cosa. Qui continua con varie cose, però diciamo che il succo del discorso l'abbiamo più o meno capito. Le condizioni sono ben precise, il lavoro del governo per generare un piano deve essere specifico e fatto in un determinato modo. Le pagine sono 179, io sto a metà della mia prima birra, ce n'ho una seconda, sono le 11:10, vediamo fino a dove arriviamo e se ce la faremo.